Hello children, buongiorno, good morning, pronti per la nostra nuova video lezione. Prima di iniziare un argomento nuovo, ripassiamo quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, il nome in inglese dei componenti della nostra famiglia. Ve li ricordate? Io penso di sì, guardiamoli insieme. Let's review the names of the family. Ripassiamo i nomi della famiglia. Avevamo grandma, la nonna, granddad, il nonno, mom, mamma, dad, papà, brother, fratello, and sister, sorella. Ora, prendiamo il libro on page 50, pagina 50, e andiamo a ripassare insieme i nomi della famiglia facendo l'esercizio number 1, l'esercizio numero 1. Listen and complete. Ascolta e completa. Dovremo ascoltare la storia che ci racconterà questo bambino e inserire, ve lo faccio vedere qui con l'evidenziatore giallo, inserire in questa cartolina i nomi della famiglia che stanno nel quadratino rosso. Sono facili perché li conoscete già, quindi è un lavoro secondo me abbastanza veloce. Open your ears and let's go. Aprite le vostre orecchie e iniziamo. Page 50. The Daily Wow. We are a family. Listen and complete. Hi, I'm Matt. There are four of us in my family. My dad, my mom, my sister, and me. Time for a bike ride. Grandma and granddad are ready too. Ok, molto bene. Ve lo faccio sentire una seconda volta, Così, se qualche parola vi è sfuggita, potete inserirla o controllare. Page 50. The Daily Wow. Wow! We are a family. Listen and complete. Hi, I'm Matt. There are four of us in my family. My dad, my mom, my sister, and me. Time for a bike ride. Grandma and granddad are ready too. Ok, very good. Io penso che avete fatto tutto quanto bene. Prima di andare avanti, volevo farvi vedere soltanto questa frase qui. Ve la coloro con l'evidenziatore di, prendiamo il rosso. Guardate qui dove sto scrivendo, There are four of us in my family. Questa frase significa there are, vuol dire, scritto there are, vuol dire ci sono. Ci sono, four è il numero 4, ci sono 4 of us, di noi, in my family, nella mia famiglia. Ci sta dicendo con questa frase ci sono 4 persone nella mia famiglia. Ve lo dico perché poi nell'esercizio a pagina 51 dovrete scrivere quante persone ci sono nella vostra famiglia e chi sono. Andiamo a vedere l'esercizio number 2 on page 51. L'esercizio numero 2 a pagina 51. Bisogna
read, then draw and complete. Leggere, disegnare, draw, ricordatevi, è disegnare, and complete, completare la frase qua giù in basso. Ve la faccio sempre vedere di rosso. Oh, scusate, prendo l'evidenziatore. È la stessa frase che abbiamo letto ora. There are, dovrete mettere il numero di quante persone sono nella vostra famiglia, o was in my family. My, lo lascio fare a voi. Buon lavoro, ci vediamo tra un pochino. Mi raccomando, prima di fare questo, leggete le frasi che trovate alla pagina 51. Ok, questo invece è il nostro nuovo argomento di oggi. Ricordatevi che è l'argomento da fare durante tutta la settimana, quindi se il video è troppo lungo, voi potete metterlo in pausa e farlo un po' alla volta. Andiamo a vedere il nuovo argomento. Foods and drinks. Cibi e bevande. Per farlo prendiamo il nostro libro a pagina 54 e leggiamo il titolo. Vedete? Il titolo in questa pagina si chiama Yummy e Yuck. Yummy corrisponde un po' al nostro dire buono, gnam gnam, ve l'ho scritto qui lateralmente. Mentre yuck è quando qualcosa non ci piace e ci viene da fare un'espressione come bleh. Andiamo ad ascoltare la canzone, la canzoncina insieme e vediamo cosa piace, I like, e cosa non piace, I don't like, ad Astro e ai suoi amici. Unit 5. Yummy. Yuck. Page 54. Sing the song. Come on, children, time for lunch. Yummy, yummy, yuck. Come on, children, time for lunch. Yummy, yummy, yuck. I like chocolate, ham, pizza and jam. I don't like cheese, ice cream, cheese or ice cream. Come on, children, time for lunch. Yummy, yummy, yuck. Come on, children, time for lunch. Yummy, yummy, yuck. Come on, children, time for lunch. Yummy, yummy, yuck. I like chocolate, ham, pizza and jam. I don't like cheese, ice cream, cheese or ice cream. Come on, children, time for lunch. Yummy, yummy, yuck. Ok, vi ho scritto qui di lato la traduzione della canzoncina. Andiamola un pochino a vedere insieme così sappiamo a cosa corrispondono queste parole. Come on children, time for lunch. Andiamo bambini, è ora di pranzo. Yummy, yummy, yuck, abbiamo detto significa gnam gnam, bleh. I like, scritto i like, vuol dire mi piace. Vediamo cosa gli piace ad Astro. Chocolate, questo è facile, cioccolata. Ham è il prosciutto. Ce l'abbiamo qui nella immagine al numero 3. Pizza, questa è scritta come in italiano. And jam. Jam invece è la marmellata. Continuiamo a leggere. I don't like. Questa frase vuol dire non mi piace. I don't like cheese. Cheese è il formaggio. Ice cream, gelato. Cheese or ice cream,
formaggio o gelato. Come on, children, time for lunch. Andiamo, bambini, è ora di pranzo. Yummy, yummy, yuck. Ora, facciamo l'esercizio numero 2, come abbiamo sempre fatto. Listen, poi, and repeat. Ascoltiamo bene. Cerchiamo di trovare la parola corrispondente nell'immagine e di ripeterla ad alta voce. Buon lavoro! Page 54. Listen, point, and repeat. Number 1. Jam. Number 2. Pizza. Number 3. Ham. Number 4. Cheese. Number 5, ice cream. Number 6, chocolate. Ok, well done. Va bene, ben fatto. Guardate un attimo on page 55. L'esercizio numero 3 è ancora un esercizio di ascolto e di ripetizione. Proviamo ad ascoltare perché ci sono delle nuove bevande. Guardiamole insieme. Numero 1, milk, il latte. Number 2, tea, il tè. Number 3, coffee, caffè. E number 4, water. Ascoltiamolo insieme. Page 55. Listen, point, and repeat. Number 1. Milk. Number 2. Tea. Number 3. Coffee. Number 4. Water. Come sempre ricordate che se l'audio è troppo veloce, voi potete mandare indietro il video e ascoltarlo una seconda volta. Quando avrete ascoltato la canzone, individuato il cibo e le bevande nell'immagine, potete provare a fare l'esercizio numero 4. Unscramble and write. Decodifica e scrivi. Vedete, guardiamo insieme il numero 1. Qui in questo sole ci sono delle lettere un po' alla rinfusa. Che nome del cibo o della bevanda riuscite a trovare qui dentro? Quando lo avete trovato, aiutandovi anche con i nomi che stanno a pagina 54, scriveteli al posto dei puntini. Quando avete finito, andiamo avanti. Ora, guardate un secondo il video, prima di riprendere il libro. Vedete, qui ho scritto delle cose, ho scritto I like con una faccina verde perché I like vuol dire mi piace. Questa parola in inglese la possiamo utilizzare per dire quello che ci piace. I like pizza. I like chocolate. Nella parte in basso invece ho messo una faccina rossa con la scritta I. Ricordatevi che quando dico I è questa I che in inglese si pronuncia I e vuol dire io. I don't like, che vuol dire non mi piace. I don't like cheese, per esempio, non mi piace il formaggio. O I don't like milk. Quindi ricordatevi, I like quello che ci piace, I don't like quello che non mi piace. Andiamo ora a riprendere il nostro libro a pagina 56, page 56, e
andiamo ad ascoltare l'esercizio numero 5. Listen and color. Dovrete ascoltare e colorare quello che piace o quello che non piace a questo bambino. Page 56. Listen and color. I like ice cream and pizza. I don't like cheese or coffee. Avete sentito? Per sicurezza ascoltiamolo un'altra volta. Page 56. Listen and color. I like ice cream and pizza. I don't like cheese or coffee. Molto bene. Quando avrete finito questo esercizio, ognuno per conto proprio potrà fare anche l'esercizio numero 6. Look and complete. Guarda e completa. Osservando l'immagine dobbiamo scrivere cosa piace, I like, o cosa non piace, I don't like, ai nostri amici. Ve lo lascio fare da soli. Potete mettere un minuto in pausa il video, fare l'esercizio e poi riavviare il video quando avete finito per fare l'ultima cosa insieme di oggi. Eccoci, bentornati. Guardate, qua su in alto ho messo questo titolone in giallo. Do you like? Do you like? Si usa in inglese per fare le domande, per chiedere a una persona, a un amico, cosa gli piace. Infatti io ho scritto Do you like pizza? Ti piace la pizza? Le risposte che si possono dare in inglese in genere non sono soltanto sì o no, yes o no, ma si dicono queste due frasi che vi ho scritto qui sotto. Yes, I do, quando una cosa ci piace. No, I don't, quando una cosa non ci piace. Ora, se fossimo stati in classe, ci sarebbe stato un esercizio che avremmo potuto fare insieme, che è l'esercizio numero 7, dove potevamo chiederci a vicenda, in inglese, cosa ci piaceva. Siccome non lo possiamo fare insieme, facciamo in questa maniera. Io vi chiedo cosa vi piace, do you like, ecco, e voi mi dovete rispondere se vi piace con yes I do, se non vi piace con no I don't. Facciamo in questa maniera, io faccio la domanda, vi lascio un po' di tempo libero, in questo tempo libero voi provate a rispondere, a voce alta mi raccomando. Scusate, are you ready? Siete pronti? Ok, let's go. Do you like pizza? Do you like cheese? Do you like ice cream? Do you like chocolate? Do you like coffee? Ok, well done. Siete riusciti a rispondere alle domande che vi ho fatto? Se sono andato troppo veloce, tornate indietro e riascoltatele. Quando avete fatto queste domande, possiamo passare a fare l'esercizio number 8, esercizio numero 8, solve the puzzle and write. Bisognerà risolvere il puzzle, il rebus che vedete, e scrivere sotto la soluzione. E anche l'esercizio number 9, numero 9,
draw and write, disegna e scrivi. Nel riquadro dove c'è la faccina verde dovete disegnare cibi e bevande che vi piacciono e scrivere sotto I like quello che vi piace, nel riquadro con la faccina rossa quello che invece non vi piace. Per oggi è tutto, ricordatevi, se è un video troppo lungo, se c'è troppo lavoro da fare, potete farlo in più volte. Io vi saluto, vi auguro buon lavoro e ci vediamo presto. See you soon, bye bye.